molti tecnici in regia. Sentite adesso? Troppo, no? Allora, questo incontro si situa nell'ambito di questa triennale delle arti e delle scienze che è incominciata ai primi di novembre e proseguita ciascun giorno e poi una volta al mese con un avvenimento internazionale. E abbiamo fatto alcuni incontri anche in altre città italiane, in particolare a Roma. L'ultimo di questi incontri a Roma verteva intorno alla pace e era proprio il titolo Reinventare la pace e la speranza. Oggi riprendiamo quindi questa equipe e sarà domani sotto forma appunto di laboratorio, forse già stasera, e poi successivamente ciascun giorno, anche lunedì, l'incontro con il dibattito di filosofia con il professor Sini e l'insegnamento di video tenuto da Fuksievich che prepara il festival di video che si tiene in aprile. Fuksievich ha fatto un intervento ieri, un altro lo farà appunto domani. Domani arriva pure questa scrittrice che si occupa del teatro e del coordinamento del teatro dell'associazione degli scrittori in Cina, pressoché un ministro, e starà qui alcuni giorni. Questo fa seguito anche all'intervento di Chen Dali, che era all'inizio di novembre, e quindi anche a questo progetto Marco Polo, di cui ci occuperemo nell'86 e nell'87 in particolare, e cioè un congresso avrà come diciamo momento organizzativo un congresso a Pechino intorno a Marco Polo, appunto il secondo rinascimento, e proprio questo grande mito del collegamento fra la Cina e l'Europa e anche il confronto fra queste due civiltà e il modo con cui esse affrontano questa nostra era, che è un'era, dicevamo, a Tokyo intellettuale, un'era planetaria, un'era industriale, dove l'industria si intende industria della parola. Ma qui interessa soltanto alludere alla specificità del dibattito di questi due giorni. Verranno poi prossimamente anche Swells dagli Stati Uniti, anche Israel dall'Olanda, Emilio Fontela, che è forse il maggiore economista spagnolo, arriva domani pure per questo aspetto. C'è qui nella sala Bertrand Michel della Borsa di Parigi, che ha già dato un contributo in un'altra occasione internazionale. Allora, dicevamo che forse l'Europa è sorta per la prima volta come continente quando ha inventato un altro continente, quando ha cominciato a inventare altri continenti, cioè nel primo Rinascimento. E l'Europa è nata dallo scarto rispetto all'islamismo all'epoca e dall'invenzione, più che scoperta, dell'America. Si trattava quindi con il Rinascimento non più del viaggio da Occidente verso Oriente, come era stato quello di Alessandro, di Cesare stesso, poi di Napoleone, di Hitler, ma si trattava del viaggio da Oriente verso Occidente. E Colombo voleva raggiungere Gipangu e voleva raggiungerlo andando verso ovest, appunto. Allora, forse sono queste due le idee che si trovano in contrasto in questi cinque secoli attorno all'Europa. C'è un'idea di Europa che è quella imperiale e che dunque intende stabilire uno dei paesi europei come guida
guida imperiale a livello planetario o come filosofia che possa divenire guida a livello planetario. E c'è un'idea che, dell'Europa che invece è un'idea cattolica, e cioè un'idea che, procedendo dalla scienza della parola e dal primato della parola, possa integrare poi i vari elementi senza nessuna totalità o senza nessuna totalizzazione o senza nessun totalitarismo. E questa idea che comporta l'itinerario, diciamo così, verso Occidente, le cose verso Occidente, appunto, e per raggiungere poi una cifra stessa, da dove vengono e dove vanno le cose. Allora questa è la questione del Rinascimento: la natura esiste come mitica nell'immagine o esiste come Rinascimento nel linguaggio, e le cose dunque vanno verso una scena originaria, per dir così, dunque verso Occidente, e questo è il cammino artistico, ed è la combinazione, l'intersezione di Oriente e di Occidente, della macchina e della tecnica, dell'invenzione e dell'arte a costituire la struttura originaria delle cose, cioè l'industria della parola. Ora, nessun'altra tradizione, abbiamo detto, è approdata alla scienza. Qualsiasi altro continente si reinventa a partire dalla reinvenzione dell'Europa. E ciascun altro paese, per approdare alla scienza, deve confrontarsi con l'Europa. E qui c'è padre Pittau, che può certamente fornire una testimonianza per quanto riguarda il Giappone. E il Giappone è arrivato a quella che oggi può chiamarsi invenzione scientifica o arte scientifica, confrontandosi con questa tradizione che è europea. E io mi sono interrogato a lungo nei viaggi che ho fatto in Giappone, circa una ventina, in che misura e come mai il cattolicesimo, che pure in Giappone era costituito da circa, mi pare, 350.000 o 400.000, invece ha una portata immensa che va ben al di là appunto dell'ambito, diciamo, dei cattolici propriamente dette. E allora, diciamo, c'è un'era planetaria non più costruita sull'idea imperiale. Non solo non c'è più l'impero romano, come era evidente col 1453, ma non c'è più la mitologia dell'impero romano, non c'è più la religione dell'impero romano, e cioè non c'è più quella reazione che era avvenuta anche nei termini della filosofia moderna fra Cartesio e Hegel al primo Rinascimento, a questo Rinascimento essenzialmente della parola, e quindi a questo filo rinascimentale che congiunge questi cinque secoli. L'Europa è stata travagliata dunque da drammi, da psicodrammi, proprio per questa idea imperiale, non già per l'idea cattolica, questo cattolica dico anche nell'accezione che l'etimo suggerisce, che comporta, diciamo, questa integrazione e non già unificazione, non già dunque totalizzazione, dicevo, delle cose. Allora è un po' come se l'Europa potesse assumersi oggi questa peculiarità della logica delle relazioni nel pianeta, quasi del software e del software. È tutt'altro che in declino, abbiamo detto ieri, lo dicevamo a New York, a Tokyo, prima ancora che la Epson adoperasse tutta la stampa internazionale, lo slogan del secondo Rinascimento per le sue macchine. L'Europa è più che mai un polo di confronto e di riferimento per il pianeta. La reinvenzione dei continenti avviene attraverso la reinvenzione dell'Europa. È per questo che abbiamo lanciato questo slogan, che può essere un po' come un motto
di questo secondo rinascimento, cioè di un rinascimento originario, secondo in questa accezione, che a partire dall'attuale può leggersi l'antico e quindi anche il primo rinascimento. E questo motto può essere dunque reinventare la pace, reinventare l'Europa o reinventare la pace e la speranza. Tutt'altro che la ripartizione dell'Europa fra, diceva, abbiamo detto più volte in questa triennale, fra ottimismo e pessimismo, tutt'altro che l'osservazione delle cose che vanno bene o male, perché questa osservazione delle cose che vanno bene o male è secondo un'idea dell'impero. Questa idea dell'impero non c'è più, dunque c'è un'idea cattolica. Io ho parlato addirittura di cattolicesimo planetario oggi, e questa triennale terminerà poi con l'ultimo mese, in cui questa formula sarà un po' generale per le varie manifestazioni e anche per quel festival di video e di telematiche, quei collegamenti internazionali che prepariamo. Allora, questo appena per accennare dunque che non si tratta di partire dai presupposti secondo cui tutto va bene, come è presupposto un po' inglese, o tutto va male, presupposto un po' italiano, o il tutto va secondo ragione, ciò che importa poco che vada bene o male, questo è il presupposto francese. Insomma, non si tratta di ripartire l'Europa fra ottimismo e pessimismo, e nemmeno di assegnare il vero, il bene e il bello rispettivamente alla Francia, alla Germania e all'Italia, come sembrava fosse avvenuto in questa ripartizione appunto dell'Europa secondo l'idea dell'impero. Allora, noi abbiamo fatto un incontro a Roma, c'era anche il cardinale Stichler, c'era pure padre Paolo Illiza e alcuni ministri egiziani, e consigliere di Stato americano Elie Wiesel e anche Paolo Alatri, ebreo comunista, e intorno a questo tema appunto della pace, che ci sembra che sia un po' la questione mediterranea, anche mediterraneo tutt'altro che scaduto nella sua portata, il mediterraneo da cui provengono i tre monoteismi e appunto è lì o Allah, addirittura lo stesso nome viene evocato, e in ogni caso è da questi monoteismi che è partita la cultura oggi a livello planetario, ed è in particolare da uno di questi monoteismi che è appunto giunta la scienza. Allora, abbiamo detto più volte in questi mesi che non solo Dio non è morto, ma appunto non tutto è permesso, non tutto è possibile, e cioè che le cose hanno una loro dignità e che pertanto per ciascuno si tratta di ritrovare il fare che è nella parola, senza più nessuna denigrazione, come avveniva secondo una distinzione arcaica fino a Leonardo da Vinci. Allora, importa adesso cominciare i lavori di questa equipe e cominciare. Io sono molto lieto che siano qui ospiti di grande rilievo già in questo primo incontro, poi man mano arriveranno gli altri, e sono immensamente grato a padre Pittau per essere venuto qui a Milano e per appunto l'ho invitato a stare qui al tavolo fino appunto a domani. E in Giappone padre Pittau è considerato praticamente un più che giapponese, e viene, mi sembra che sia solo straniero che sia consigliere, mi pare, consulente della ministeriale per quanto riguarda la cultura e gli scambi culturali,
E non so se questo si è collegato con la Japan Foundation o con, esatto, con la Japan Foundation e con il Ministero della Cultura giapponese. Questa eccezione fatta per padre Pittau, di origine sarda, e mi sembra di grande rilievo. Io non posso valutare, qualsiasi giapponese abbia incontrato in svariati settori, dall'economia alla cultura, all'arte, al cinema, mi ha sempre parlato di padre Pittau come di chi scrive perfettamente anche in giapponese. Io questo non posso valutarlo perché io ancora non mi sono esercitato in questa direzione, appunto come chi ha dato un'impronta alla cultura, all'arte, alla trasformazione del secondo dopoguerra in Giappone. E mi sembra che questo si situi lungo una tradizione, appunto, di scambi fra l'Italia e il Giappone, e come se in qualche modo con il congresso, con il grande congresso di Tokyo, tenuto al New Otane, io in qualche modo mi fossi situato lungo la scia in cui che aveva tracciato e in cui si era trovato padre Pittau. Allora avremo modo poi di parlare appunto ulteriormente di padre Pittau e soprattutto di ascoltarlo. Quando Giovanni Paolo II è andato per il suo viaggio in Giappone, ha trovato i giapponesi, ma ha trovato soprattutto padre Pittau. E che cosa ha fatto? Se l'è portato a Roma. Se l'è portato a Roma, e siccome in quel momento padre Rupe, mi pare che fosse in un periodo di sospensione per malattia dell'attività, e lo ha designato, mi pare, come incaricato dunque a coordinare le fila di questa straordinaria compagnia, che è la Compagnia di Gesù, e che nella letteratura e negli scambi anche con il Giappone, con la Cina, ha dato molti contributi. Noi abbiamo pubblicato il libro di un'antologia di Daniello Bartoli intorno al Giappone. Padre Sommavilla sta curando un'antologia adesso sempre di Daniello Bartoli sulla Cina, poi faremo sull'Indocina, eccetera, e anche Leibniz si è ispirato a Daniello Bartoli per il suo libro sulla Cina, che noi pure pubblichiamo quest'anno. Ma sono molti i contributi, voi alcuni li potete trovare appunto in un capitolo di questo libro Storia della Compagnia di Gesù di Sommavilla, uscito l'anno scorso. Per combinazione c'è un altro Bartoli adesso, che pure è gesuita e che sta a Sophia University a Tokyo. Quindi insomma a Sophia University non vanno soltanto cattolici, non vanno soltanto cristiani, nel senso protestanti, cioè non è passato soltanto per esempio, che so, Endo, ma anche molti altri che non sono né cattolici né cristiani, diciamo nel senso dell'esplicito credo religioso, ma che divengono, che in qualche modo sono cattolici proprio perché è per questa via che arrivano all'invenzione, all'arte scientifica e a questa era planetaria. Allora riprenderemo poi queste cose, ma intanto c'è qui Franco Pontani, che ha dato un contributo già all'inaugurazione dell'attività in questa sede, di ritorno dal congresso di Tokyo l'anno scorso, nell'84, nel novembre dell'84, e insegna all'Università Cattolica di Milano dunque revisore della CONSOB, e dunque si occupa in maniera specifica del controllo
delle società, del controllo delle imprese, e dunque consultata, è una, diciamo, un economista che è consultato da imprese di vari paesi, e quindi non solo da imprese italiane. Allora, è un settore molto interessante. Io auspico che proprio in questo settore possa, e dall'esperienza e dalla mano, di, e dalla penna, diciamo, di Pontani, possa uscire anche un volume che dica quali sono le istanze nuove o innovative o inventive, e le istanze di trasformazione in questo settore, e che possono notarsi attraverso questo settore, perché chiaramente è controllore, ma è anche un po' uditore, si trova ad ascoltare, a sentire i protagonisti di diverse imprese e a notare l'andamento e la trasformazione delle imprese proprio attraverso la scrittura. Quindi si trova dunque in una condizione, diciamo, quasi privilegiata per poter fornire anche una testimonianza, o alcune riflessioni, o alcune ipotesi in merito all'avvenire in questo settore, quindi anche in merito a questi 15 anni che ci dividono dal 2000. Diciamo che questi 15 anni per alcuni nel settore scientifico sono abbastanza prevedibili nell'andamento, per altri assolutamente imprevedibili, e il terzo millennio però forse in vari paesi è incominciato, se per terzo millennio intendiamo che non c'è più l'idea dell'impero e che quindi c'è un'era intellettuale, un'era planetaria, dove per esempio la condizione di ciascun paese è connessa con quella degli altri paesi, dove non si tratta più soltanto di Oriente e di Occidente come per 500 anni, ma si tratta anche di Nord e di Sud. Addirittura queste sono quasi metafore, nel senso che Oriente e Occidente non sono più spazi della mitologia dell'impero, e Nord e neppure Nord e Sud. Allora, la Terra appartiene al cielo, questo da quando Galilei l'ha scagliata appunto nella galassia e nella Via Lattea, e scagliando la sua pietra. Ma da allora c'è il varco dai miliardi di stelle della Via Lattea ai miliardi di galassie in cui ci si trova adesso. Ma dunque io passo la parola, proprio per ragioni anche di tempo, e al professor Pontani per il suo contributo, e auspico che vi sia questo seguito, no? questo volume, che mi pare possa interessare non solo gli specialisti e i curiosi del settore, gli addetti ai lavori, ma anche altri che intendano così rendersi conto della trasformazione che oggi è in atto nelle imprese. Ecco. Io ringrazio il professor Verviglione per avermi dato la possibilità di parlare in termini non prettamente tecnici di una esperienza che ormai matura da oltre 20 anni nel campo del controllo d'impresa, ma in termini soprattutto culturali, intendendosi per cultura non un qualche cosa di non scientifico, un qualche cosa di comune, ma direi un qualche cosa di specialistico. 20 anni di esperienza in connessione ad attività dedicate alla sperimentazione delle funzioni di controllo nell'ambito dell'impresa, e in particolare di un certo tipo di controllo, e cioè del cosiddetto controllo susseguente ai fatti aziendali, ha portato ad evidenza che pur in un'evoluzione che è in atto e si sta compiendo
e che evidentemente non è conclusa, ma anzi direi che è ancora agli albori nella sua evoluzione, ho avuto modo di constatare come non ci fossero dei problemi di tecnica o dei problemi di diritto in connessione al sviluppo di funzioni, di conoscenze, di culture nel campo tecnico, ma soprattutto una mancanza di cultura. Se noi pensiamo alla funzione del controllo delle risorse, sin dai tempi più antichi è sempre avvenuto nell'ambito dei gruppi sociali, si è cercato sempre, sia attraverso la rilevazione che attraverso il controllo susseguente, di accertare, verificare che le sostanze, che i patrimoni, che l'insieme dei beni fossero sempre quelli dichiarati. Pensate che nel periodo egizio il contabile, che era uno degli scribi, nel caso di errore, e questo implicava una funzione di controllo sull'attività di rilevazione, veniva punito a bastonate. Nel periodo romano il compito dei procuratori, uno dei compiti dei procuratori era quello di verificare i sistemi contabili in atto. La rilevazione, sin dal tempo sumerico, è sempre avvenuta. Naturalmente parliamo di una rilevazione fatta su supporti e in forme diverse da quella che venne poi definita metodologicamente e direi anche forse scientificamente nel periodo successivo, cioè quando venne inventata o reinventata o scoperta o applicata la partita doppia. Studiosi eminenti hanno definito la nascita scientifica di un processo di rilevazione che si trasformava in un qualche cosa di più complesso nel periodo del lungo periodo di gestazione dell'impero romano. Però la sua connotazione più definitiva come scienza l'ebbe proprio con la sistemazione metodologica con la definizione del metodo della partita doppia. Ora, la ragioneria assunta a livello di scienza prevede un tipo di controllo che è controllo susseguente e spesso si commette l'errore, specialmente negli ultimi decenni, di confondere ragioneria con contabilità. Sono due cose nettamente distinte. Il termine contabilità nasce dal francese comptabilité, che vuole significare un termine diverso da pura contabilità o pura rilevazione di partita doppia. Nell'ambito di questo contesto, la funzione del controllo, che ripeto antecedente, concomitante e susseguente, tipico di questo tipo di funzione di gestione e controllo dei patrimoni d'azienda, e non solo d'azienda, ma diciamo dei patrimoni in genere, cioè ovunque vi siano delle risorse alle quali attribuiamo una connotazione economica e talvolta giuridica di bene, questa, ripeto, trasformazione in atto porta ad evidenziare una costante caduta di cultura. Questo è a causa probabilmente di una spinta alla parcellizzazione delle attività e è stata in un certo senso accelerata dalla rivoluzione microelettronica, che ha portato a delegare a delle funzioni meccaniche i compiti del controllo, o a presumere di aver delegato queste funzioni di controllo a degli strumenti meccanici. Direi che è abbastanza comune il detto secondo il quale qualcosa deve quadrare, deve essere controllato, lo fa l'elaboratore. Questo è un luogo comune che ha portato però fatalmente ad abbandonare una parte dei controlli antecedenti, a considerare completamente svolti i controlli concomitanti e ad abbandonare i controlli susseguenti. Questa mancanza di controllo che si traduce poi molto più gravemente in una mancanza di responsabilità, perché non si assume più la responsabilità in relazione all'errore, porta però a degli effetti che non sono relativi soltanto o condizionati soltanto alla singola impresa, alla singola iniziativa economica, ma divengono di portata molto più generale. Se pensiamo al classico errore non scoperto e lo moltiplichiamo per il numero degli enti per i quali un errore si può verificare, noi abbiamo migliaia di errori. Se noi abbiamo più errori per lo stesso ente, abbiamo decine, centinaia di migliaia di errori, milioni di errori.
parliamo di errore, però se noi leggiamo attentamente la stampa, i quotidiani, le cronache giudiziarie, noi ci accorgiamo che l'errore non è frutto del caso molte volte, cioè abbiamo una situazione errata, non controllata, tale per volontà, cioè abbiamo un comportamento volontario nell'alterazione dell'informazione, nell'alterazione del dato relativo ad una risorsa. E questo porta fatalmente a dimostrare dei patrimoni o delle economie realizzate che sono diverse da quelle reali. L'insieme di queste diversità non ricade nella legge dei grandi numeri, per cui errori di un segno si possono compensare con errori di un altro segno, ma seguono tutti una certa tendenza. La certa tendenza è in genere quella della sottovalutazione delle risorse disponibili per intenti evidentemente di non pagamento del tributo, che oggi appare essere ancora la preoccupazione maggiore delle economie non solo italiane ma di molti paesi. Nell'ambito di questo sistema allora ci dobbiamo preoccupare di ricreare una cultura del controllo, cominciando dalla base, cioè da coloro che sono addetti alle operazioni elementari. Questo comporta una consapevolezza delle operazioni che vengono compiute, comporta quindi una cultura generale di base, che non è necessariamente solo una cultura di tipo ragionieristico, ma è una cultura anche di tipo umanistico, una cultura che deve avere inseriti degli elementi di etica e di morale, cosa che oggi appaiono per certi aspetti sempre più negletti nell'ambito di certi mondi di impresa, e cominciare da questo livello, che significa anche far maturare in modo diverso l'individuo che concorre con gli altri individui ad una rilevazione, ad una gestione di impresa, e riportare il fenomeno del controllo delle attività di impresa ad un livello di chiamo così, di credibilità più accettabile. Voi direte, ma in effetti ci sono degli strumenti di controllo che sono esterni all'impresa, come possono essere gli organi collegiali, tipo il collegio dei sindaci, gli organi istituiti all'esterno, come possono essere le società di revisione, organi professionali, come possono essere i professionisti, organi dello Stato, come possono essere ispettori tributari o organi di polizia, però questo insieme di enti o soggetti non risolve il problema, non lo risolve perché per un aspetto o per l'altro svolgono delle funzioni che sono dall'esterno e quindi non sono mai complete, sono basate su regole e metodologie tuttora imperfette. Secondo, anche questi soggetti spesso sono privi di adeguate culture di controllo, per cui svolgono il lavoro sulla presunzione e quindi su un fondamento spesso errato dell'esistenza di metodi di controllo all'interno di strutture organizzate, metodi di controllo che in realtà sono assai imperfetti e non fondati su delle regole di controllo che si possono considerare accettabili. Voi potrete dire, ma ci sono dei bilanci che vengono certificati, ci sono delle ispezioni che vengono chiuse con risultati positivi. Direi questo è frutto sempre di carenze di culture, di carenze di regole, di carenza di metodologie, in quanto queste metodologie non sono adottate, non sono più adeguate ai tempi né alle tecniche. Ora, quando persone non in possesso di cultura adeguata svolgono funzioni di controllo nei rapporti con persone prive di cultura adeguata, evidentemente abbiamo delle non culture e quindi abbiamo delle non conoscenze, abbiamo delle ignoranze di sistema che diventano di fatto complici anche in modo inconsapevole di quello che può essere l'alterazione globale del sistema. Nell'ambito dell'evoluzione attesa per i prossimi 15 anni di costante continuazione della parcellizzazione delle attività e il rapporto diretto tra singoli individui e mezzi informatici, unita ad una moltiplicazione rilevantissima delle operazioni di impresa,
fa sì che il problema del controllo, che diventa problema del controllo dei dati e delle informazioni aziendali, assume un rilievo rilevantissimo, cioè diventa qualcosa di estremamente importante, perché l'elaboratore o gli elaboratori da soli non potranno garantire la totalità del controllo, non esiste un controllo informatico, ma esiste un sistema di controllo globale, aziendale, che quindi trascende le macchine e i sistemi di informazione automatizzati, ma che è un controllo che è basato sempre su individui. Quando si dice la criminalità economica con l'uso dell'elaboratore, si parla sempre di uomini che utilizzano strumenti e tecniche particolarmente sofisticati. Questo che cosa vuol dire? Che se vogliamo pensare ad un'evoluzione delle tecniche di controllo nel terzo millennio, dobbiamo pensare a tecniche di controllo che vengono sviluppate da persone di elevata qualificazione tecnica, in possesso di saldi principi morali, che operino eticamente nel rapporto con il gruppo sia di lavoro sia con il gruppo che è soggetto al controllo. Il controllo sulle risorse diviene fatalmente un controllo sull'attività e sui comportamenti degli individui. E nell'ambito di questa concezione, solo nella funzione del controllo noi possiamo avere una salvaguardia della intangibilità dei patrimoni avverso l'appropriazione indebita, avverso la distruzione anche per incapacità, comunque avverso senz'altro un'azione non corretta da parte di individui o di gruppi, cosa che noi invece vediamo si sviluppa questa azione costantemente a livello abbastanza allargato. La dimostrazione può essere il recente disastro di Napoli, in cui noi apprendiamo che nel caso viene individuato un soggetto o più soggetti che si appropriavano di beni di un ente organizzato a scopo privato, ma direi che questo è soltanto uno dei tanti casi in cui noi verifichiamo una carenza sostanziale di controllo che si trasforma in appropriazione di risorse e quindi depauperamento del patrimonio di un ente. E se questo ente diventa la collettività, perché tutti i patrimoni che devono concorrere in qualche modo alla gestione di una risorsa tributaria, quindi di una risorsa collettiva, diventa anche un'appropriazione del singolo nei confronti della collettività e quindi diventa un danno collettivo. Non a caso la frode fiscale, il falso di bilancio, l'alterazione contabile sono considerati nell'attuale ordinamento di tutti gli stati praticamente come dei delitti, quindi non molto diversi dall'omicidio, dal furto, dalla strage o equivalenti. Ecco, io direi che il messaggio, quindi non ho parlato né di pessimismo né di ottimismo, ho parlato soltanto di una concezione di cultura nell'ambito della quale impera l'insegnamento, la divulgazione, l'intervento sociale, oltre che ovviamente l'intervento dello Stato e degli organi competenti per armonizzare la struttura giuridica e anche coordinare le attività tecniche per poter pervenire ad un risultato soddisfacente in termini di controllo. Non sto parlando di utopia di un sistema perfettamente regolato, privo di errori, attraverso un controllo imperante. L'errore è rientra nell'ordine naturale delle cose. Quello che si dovrebbe cercare di realizzare attraverso un miglioramento della cultura del controllo è un rapporto più armonico tra coloro che operano nel campo dell'impresa e coloro che sono addetti alle funzioni di controllo, per una comprensione reciproca di questi diversi aspetti della funzione del controllo, e contemporaneamente per venire ad una gestione più armonica e più sicura, e quindi più certa, meno incerta, delle risorse, sia a livello del microeconomico che quindi a livello anche del macroeconomico dello Stato. Grazie. Forse possiamo proporre qualche quesito in modo da svolgere alcuni punti. Certo. E durante l'inaugurazione di questa triennale c'era stato Prisco che aveva detto che sarebbe auspicabile per l'Europa intanto una legislazione
che sia pressoché identica fra i vari paesi. Lui lo diceva in generale, non si riferiva in particolare a questo settore delle società o delle imprese. Lei può dire se ci sono degli sforzi in questa direzione se ci sono ancora delle grandi divergenze tra un paese e l'altro? Direi che nell'ambito europeo lo sforzo legislativo esiste sia nel campo del diritto societario che nel campo del cosiddetto diritto contabile applicato, o meglio potremmo dire dei principi contabili e quindi di quei postulati e regole generali che governano poi l'applicazione delle regole minute nel campo della ragioneria e anche nell'ambito del controllo. Possiamo dire questo, che la Comunità Economica Europea, attraverso l'emanazione di direttive, cerca di realizzare questa uniformità giuridica, sia pur con delle previsioni di opzioni per i singoli Paesi membri, opzioni che progressivamente nel tempo e quindi nei prossimi 20 anni, quindi alla soglia del terzo millennio, potranno ridurre e quindi promuovere sempre di più questa armonizzazione. Dal punto di vista delle funzioni del controllo posso segnalare due iniziative importanti dal punto di vista giuridico. Una è l'ottava direttiva comunitaria che regola gli aspetti, chiamo così, culturali, giuridici, comportamentistici di coloro che saranno addetti al controllo legale dei conti nell'ambito dell'Europa. Noi possiamo dire che il Belgio ha recentemente, poco tempo fa, recepito la 8ª direttiva CE e quindi ha già stabilito delle regole al suo interno. Vi sono altre direttive, possono essere la 4ª e la 7ª, che sono già state notificate, quindi sono già direttive effettive, che in diversi paesi europei come l'Inghilterra, la Francia sono state già recepite, quindi questo processo di armonizzazione è già in atto. Per ciò che riguarda i principi contabili, esistono dei principi contabili nazionali in questo momento, cioè ogni paese ha varato, tenendo conto delle proprie realtà economiche, delle regole di comportamento, però esistono dei principi contabili internazionali di riferimento che, ove non vi è o non vi sia una regola a livello nazionale, si può sempre adottare la regola internazionale che è considerata come regola di riferimento. Ancora, è stato definito da una 9ª commissione CE una specie di decalogo della cultura del contabile, contabile non in senso spregiativo, cioè l'uomo che deve governare il conto inteso come punto di riferimento per la individuazione di una gestione di risorse e il governo di queste risorse nel tempo e nello spazio. Questa cultura, che viene proprio identificata per componenti sia morali che tecnici, accomuna scienze diverse, e cioè scienza di ragioneria, la scienza giuridica, la scienza informatica, le scienze matematiche, le scienze statistiche, come necessario patrimonio culturale tecnico di colui che deve essere inserito in un contesto aziendale, imprenditoriale o professionale per potersi considerare il contabile si dice del 2000, in realtà dovremmo dire il contabile del terzo millennio. Tutte le direttive, questi provvedimenti, queste istruzioni, queste raccomandazioni, noi pensiamo, in relazione ai tempi che sono assegnati per l'attuazione, che potranno scadere più o meno contemporaneamente nell'ultimo decennio di questo millennio, e quindi poter dire che la soglia del 3000 vedrà un'armonizzazione che, nonostante gli slittamenti per fattori contingenti derivanti dai singoli paesi, situazioni interne dei singoli paesi, noi possiamo dire che tutti più o meno arriveranno ad avere delle armonizzazioni di base. Ecco, parliamo di armonizzazioni di base, perché ovviamente per arrivare ad un'armonizzazione totale servirà più di questi 15 anni che ci separano, ma un'armonizzazione di base sulla prima serie di direttive, cioè diciamo sulle prime 10 direttive c'è in materia di bilancio e di contabilità. Una direttiva molto importante è la 5ª direttiva, che è quella della socializzazione delle imprese, quindi della partecipazione più diretta del lavoratore al governo
governo della cosa, ma chiaramente parlare di governo e non parlare di controllo, ecco, sembra un controsenso, perché un governo senza poi un rendiconto e un rendiconto controllato rischia di diventare il governo della carta, o meglio potremmo dire forse della risultante magnetica di un'elaborazione su un dischetto, su una proiezione video, ma certamente sarebbe un governo di risorse di cui non si conoscono né le qualità né le quantità. E quindi per questo una cultura del controllo non può essere altro che integrata, quindi una cultura del controllo per il governo e una cultura del controllo per la verifica, e questo per l'armonizzazione. Allora, il controllo è pratica anche cultura dell'impresa? Fa parte della cultura dell'impresa. Si è parlato spesso di cultura dell'impresa in tempi recenti, qualcuno ha cercato di limitare la cultura dell'impresa ad angolature specifiche, non può essere la cultura solo fiscale, in realtà è una cultura molto più ampia, perché è una cultura dei rapporti, è una cultura delle relazioni, è una cultura delle concezioni giuridiche della proprietà, del possesso, e quindi regola i rapporti anche del gruppo all'interno dell'impresa. Pensiamo che l'impresa in sé per sé è un gruppo sociale organizzato, sia pure pro tempore, ma se noi pensiamo al tempo che viene dedicato all'attività di impresa nelle varie forme di collaborazione, è un tempo molto rilevante, perché se assumiamo come base di riferimento soltanto l'orario di lavoro, sono 8 ore di comunanza, che poi molto spesso diventano 10-12 ore di comunanza. Se noi togliamo da questo il poco tempo che rimane alla vita sociale esterna all'impresa, questo giustifica certe iniziative anche assunte in Giappone di trasformare l'impresa in un qualche cosa che trascende il puro rapporto di lavoro, ma diventa veramente un'organizzazione di gruppo che opera in ambiente definito, ma che deve avere tutte le connotazioni del rapporto sociale. Quindi alcune iniziative, diciamo, non sono solo in Giappone, cioè le iniziative dei nidi, delle messe aziendali, dei trasporti organizzati, però abbiamo le aree di ricreazione, abbiamo le aree gioco, le aree di proiezione film, cioè quindi le aree ricreative, le sale di lettura. Quindi molte grandi strutture aziendali sono già strutturate in questo modo, perché si rende conto che l'impresa non è solo il luogo dove andare a lavorare, ma è un luogo di vita, e quindi dove si consumano relazioni, ma proprio per questo è necessario svolgere una funzione di controllo dei rapporti tra i singoli individui, dei rapporti tra gli individui e le cose, quindi le risorse, tra gli individui e soprattutto, diciamo, le informazioni, perché la risorsa fondamentale su cui ci attesteremo nel terzo millennio sarà proprio l'informazione, che sia essa dato, trattato attraverso l'elaborazione elettronica, o sia invece informazione semplice. Però certamente nel 3000 noi parleremo soprattutto di rapporti attraverso canali di informazione, e noi sappiamo quanto oggi si faccia per tentare di sviluppare delle funzioni di controllo nella gestione delle informazioni, le leggi sulle banche dati, le leggi fiscali sul trattamento informatico, le scarne disposizioni di legge. Voi avete avuto qui in diverse manifestazioni, non so, il professor Frosini o altri che sono esperti di informatica. Leggendo Spirale avete visto che ci sono professori come Rescigno o come Alpa o come Bessone, tutti, o come Sena, cioè tutti docenti di diritto che sin dalle prime battute si sono occupati del grosso problema del diritto informatico, del diritto nell'informatica. Io in modo particolare mi sono preoccupato fin dagli albori della legislazione attuale del diritto tributario e dell'informatica. Aspetto questo molto rilevante. D'altra parte il nostro paese non è l'unico che ha affrontato questo tema, la radice giuridica risale al 1964 negli Stati Uniti, anno in cui venne definito giuridicamente il rapporto tra autorità tributaria, impresa e gestori dell'impresa. Però certamente c'è molto da fare da questo punto di vista, soprattutto per far maturare queste culture, divulgare soprattutto attraverso l'insegnamento metodi di comportamento anche. Pensate che agli albori della revisione, che in Italia si affacciò come metodo nuovo, come metodo importato, perché la revisione direi è sempre esistita come tale, al di là del Collegio dei Ragionati del 1581 a Venezia, ma noi abbiamo
la traccia dei revisori nel periodo greco, abbiamo la traccia dei revisori nel periodo romano, anche se meno denso di documentazione, però il controllo c'è sempre stato, c'erano i liquidatori giurati per esempio nel 1700, quindi direi che ogni società civile a un certo momento ha pensato, il termine revisore poi è un termine tradotto, lo stesso termine auditore, da cui il professor Vediglione ha individuato il concetto dello scritto e dell'udire, audire, e dal termine audire è derivato poi il termine di auditor anglosassone, come viene testimoniato nella seconda metà dell'Ottocento dai primi scritti sulla revisione di bilancio. La revisione di bilancio però, quale noi la conosciamo in questo momento, in questo periodo, è una revisione strutturata, cioè una revisione organizzata, diversa dalla revisione professionale individuale, cioè basata su strutture. Questo, questo tipo di revisione ha avuto la sua origine nel mondo anglosassone, in particolare negli Stati Uniti, per una ragione molto semplice, perché le prime grandi dimensioni aziendali che hanno reso necessario questo tipo di intervento, come potevano essere appunto le imprese minerarie, le imprese dedicate alla costruzione delle ferrovie, le imprese bancarie, hanno visto come necessità quella di un controllo, prima all'interno, poi verificato che il gruppo di controllo interno aveva dei rapporti sociali con il verificato e quindi limitava la indipendenza di giudizio, è nato il discorso della revisione dall'esterno come soggetti indipendenti. Noi abbiamo avuto un periodo intermedio che è ancora vigente, che è quello del collegio sindacale come organo a metà strada tra l'impresa verificata e il professionista indipendente, un organo che è stato criticato da sempre e che però ha sempre svolto, o perlomeno ha cercato di dare, un contributo forse silenzioso, forse non sempre perfetto, però alla funzione del controllo. Oggi noi giudichiamo che questa funzione, almeno nell'ambito del controllo, non abbia più quei contenuti che gli erano propri in un tempo in cui tre persone, professioniste o professionali, potevano svolgere con cognizione di causa questa funzione. Riteniamo che per svolgere una funzione di controllo servano gruppi più articolati, più numerosi più organizzati, e quindi nasce il discorso della società di revisione o qualsiasi forma giuridica essa si possa concepire nel momento attuale o per il futuro, anche se abbiamo delle critiche, ma direi che sono delle critiche volte a costruire e non evidentemente a distruggere l'istituto, e quindi a migliorarne l'efficienza nel tempo. L'efficienza del futuro sarà basato su un insieme di professionisti, non saranno solo professionisti di materia economica, di materia giuridica, di materia contabile, ma avremo i professionisti delle scienze matematiche, delle scienze statistiche, gli attuari e così via. Perché? Perché la realtà dell'azienda diventa sempre più complessa, e quindi è necessario pervenire ad un giudizio globale dei diversi aspetti dell'attività di impresa, perché solo in questo modo si può pervenire ad un giudizio circa la correttezza o non correttezza delle situazioni o dei comportamenti. Approfittiamo un po' della presenza qui del professor Pontani per chiedere qualche altra cosa. Accennavamo prima alla trasformazione dell'impresa. E in questi anni, dall'81 in poi, dal congresso di New York in poi, sono state molte testimonianze di protagonisti dell'impresa che hanno notato un po' le differenze fra l'industria, la banca e l'assicurazione. A che punto si trova la trasformazione in questi tre settori oggi, tenuto conto di questa angolazione specifica che è quella del controllo? Ma direi questo: nell'ambito della banca abbiamo un certo primato nella funzione del controllo, perché gestendo beni fungibili e facilmente apprendibili, come potevano essere appunto, come può essere il denaro, fin dall'antichità si sono promosse le iniziative di controllo. Basta pensare ai cambiavalute del periodo greco o del periodo romano, che erano obbligati a tenere scrittura, a rendere conto e avere dei controlli.
Direi che l'azienda bancaria come tale, da un lato per una forte burocrazia e parcellizzazione dell'attività, secondo per una evidenza specifica e documentale di tutte le operazioni compiute, si è trovata fino a poco tempo fa in una sorta di primato nelle funzioni di controllo, anche se taluno ha sempre obiettato che si trattava di un certo tipo di controllo che non si sposava con i canoni moderni della revisione intesa nella sua accezione nuova di controllo integrato e di controllo integrale, sia pure sulla base di metodologie di tipo campionario, statistico o comunque basate su regole che non erano quelle del controllo totale, ma direi che la struttura dell'impresa bancaria è sempre stata basata su un concetto di rapporti tra soggetti fra di loro indipendenti, ognuno dei quali rendeva conto nel passo precedente, dal passo precedente al passo successivo del suo operato. È in atto una trasformazione ovviamente nell'azienda bancaria e che è l'applicazione elettronica. Quello che prima era completamente documentato o documentabile attraverso un'evidenza scritta sta perdendo questa evidenza scritta. Le trasmissioni elettroniche dei fondi, la sostituzione del pezzo di carta come può essere recentemente il titolo di Stato o un certo tipo di titolo di Stato con una annotazione su un supporto elettronico, cominciano a rendere indispensabile un altro tipo di controllo, e cioè il controllo sul sistema più che sul documento. Il documento diventa un fatto eventuale. Ora noi abbiamo in mente recentemente quelle notizie, ricordiamo quelle notizie tipo l'utilizzazione di schede bancomat in duplicato o appropriazioni allo sportello, e siamo colti da un certo timore, cioè il timore che attraverso il trattamento elettronico delle informazioni sia più facile l'appropriazione di beni fungibili, estremamente fungibili come possono essere appunto date dal denaro o titoli a portatore, attraverso semplicemente un'alterazione dell'annotazione da un conto ad un altro e quindi da un soggetto ad un altro. Ovviamente dobbiamo essere preoccupati, come dobbiamo essere preoccupati dell'eventuale borseggio allo sportello, quindi della privazione di una parte dei beni con metodi più o meno violenti. Evidentemente in questi casi noi dobbiamo pensare che deve cambiare il sistema di controllo. Il sistema di controllo deve cambiare anche da un altro punto di vista, perché fino a poco tempo fa noi avevamo una certezza o una relativa certezza circa il momento del compimento di un'operazione dal punto di vista giuridico, cioè noi sapevamo che attraverso la tradizione del denaro, la stipula di un contratto, la firma, la dazione, noi potevamo dire che entravamo in possesso o avevamo una proprietà di beni che era ben definita. Il diritto sta affrontando un problema molto importante, che è stato oggetto di un ottimo scritto di Clarizia, che è il momento del perfezionamento del contratto quando interviene un momento elettronico, cioè quando si diventa in una transazione elettronica proprietari, responsabili, committenti un reato nell'ambito di un'operazione di questo tipo. Ora si tratta di un qualche cosa di molto delicato che va affrontato caso per caso. Recentemente si poneva un problema di questo tipo per un istituto di credito, e cioè l'ipotesi di un soggetto che ha lo sportello in un prelievo automatico di fondi dichiarava di non aver ricevuto il denaro, ma che un terzo, adoperando il suo codice, se ne era appropriato. Ora, qual è la prova? Cioè, è il soggetto correntista che mente e effettivamente ha prelevato il denaro, o effettivamente c'è stata un'intrusione logica da parte di qualcuno e pertanto ha prelevato in luogo di un terzo il denaro stesso? Evidentemente si pongono dei problemi in termini contrattuali che nascono soltanto con i nuovi mezzi, cioè con i sistemi elettronici. Se noi pensiamo ad un'evoluzione futura, quindi se questo è l'istituto di credito, non diversamente per l'assicurazione, noi sappiamo che l'assicurazione ha vissuto attraverso l'evoluzione elettronica dei periodi tristi, almeno per alcune aziende o per alcuni enti, in cui sono stati manovrati i portafogli, per esempio, sono state generate delle polizze che non esistevano, sono state effettuate delle vendite aziendali di enti che avevano dei portafogli fittizi, tutto questo grazie a meccaniche di elaborazione. Possiamo dire però che se la tecnica del controllo è una tecnica accurata, deve essere maggiormente
anche accurata e puntuale nei settori in cui esiste una maggiore facilità di alterazione del sistema contabile, perché esiste minore evidenza fisica del bene in magazzino, minore evidenza di consistenza fisica delle cose, e proprio attraverso la parcellizzazione del lavoro, quindi l'allungamento della linea di controllo, quello che in termini anglosassoni chiamano audit trail, quindi è il binario del controllo, il binario anche della sequenza logica delle operazioni, noi abbiamo sì un fenomeno di maggiorazione dell'intensità del controllo, perché ogni soggetto risponde al precedente, ma al tempo stesso, se non abbiamo una cultura del controllo, può darsi che questo rapporto tra il passaggio precedente e quello successivo in realtà sia fondato su un'apparenza di controllo, cioè il controllo di fatto non avvenga. E questo si verifica, si sta già verificando nell'impresa industriale, in cui in presenza di strutture molto articolate il controllo è diventato apparente. È un po' come chi firmando un assegno a doppia firma, il primo mette la firma in bianco e il secondo è l'unico che gestisce il prelievo. Questo fenomeno quindi ha dimostrato nel passato come la doppia firma di fatto risultasse un fenomeno abbastanza inutile se una delle due parti coinvolte non svolgeva il ruolo che gli era stato assegnato. L'impresa in questo momento, l'impresa industriale e commerciale, si trova nella situazione di dover inseguire un qualche cosa. L'inseguire il qualche cosa è l'inseguire la differenza di controllo che esiste tra l'impresa industriale e commerciale e la struttura bancaria assicurativa. L'impresa nasce da un'idea, nasce da un'evoluzione di attività che dal piccolo si evolve in grande, nasce senza burocrazie, nasce spesso con degli aspetti rilevanti di evasione fiscale, e quindi questo condiziona sia la documentazione che il controllo. Ora, tutto questo che cosa porta? Porta a far sì che mentre la banca e l'assicurazione nella loro trasformazione devono affrontare dei problemi di sofisticazione dei sistemi di controllo, l'impresa deve affrontare il problema del sistema del controllo. Quindi abbiamo questa differenza fondamentale nell'evoluzione. Dall'altra parte, mentre nella banca in particolare, e quindi di più, esiste una concezione di responsabilità più spiccata, esiste un piano articolato di carriere, esiste un'evidenza della struttura organizzativa, nell'impresa in particolare, nell'impresa industriale di medio o piccole dimensioni, si rifugge dalla codificazione, si rifugge dalla documentazione, si rifugge dal rapporto quindi scritto tra le parti, e ogni circolazione di informazioni avviene oggi o col mezzo orale o col mezzo elettronico, ma il mezzo elettronico non è disciplinato. Una delle grosse difficoltà del controllo fiscale in ambiente elettronico dipende da una non applicazione di una specifica norma di legge, e questa norma di legge non viene applicata perché non esiste una documentazione sufficiente per poter far applicare questa norma di legge all'interno dell'impresa. Questa documentazione, per crearla, implicherebbe uno sforzo economico rilevantissimo, perché l'azienda si trova già in una fase strutturale abbastanza avanzata da dover inseguire un